È sicuramente Bogliasco Brixia la partita più spettacolare, conclusa sull'8-7, sempre sul filo al massimo del duplice vantaggio, tranne un'occasione nel secondo quarto che ha visto la squadra di Bovo, priva ormai da tempo di Rat, nell'occasione anche di Presciutti, fresco di collegiale di Savona, con la nazionale, prevalere di 3 gol. In pareggio il primo tempo con reti di Nora e Binchi per la Brixia, entrambi su superiorità numerica, dell'ex Magalotti e del 93 Vergano, autore alla fine di una doppietta, per il Bogliasco. La Brixia prende il largo nel secondo quarto, Caglionia, Calcaterra, Fresia segnano in successione. Incomincia la rimonta del Bogliasco, Nossek, poi nel terzo tempo Vergano, Roman di Somma, Bettini, inframmezzati dall'immarcescibile Roberto Calcaterra. Parità all'inizio del quarto parziale, Deserti fa esplodere la piscina a 5-14, Fresia pareggia su tiro di rigore, Mina da quel momento si erge a baluardo parando l'imparabile. Parte Recco e forse Savona, secondo me è un campionato molto equilibrato e come si vede, scusate Fiandone, viene deciso da episodi. Stasera siamo stati sicuramente anche fortunati. Poi alla fine l'unico ma decisivo gol del maltese Camilleri. La squadra del presidente Gavazzi raggiunge in classifica la Florenzia, che perde a Latina grazie ad un clamoroso 4-1 dell'ultimo parziale per la squadra di Giannuris, firmato da Gocic, dall'ex bresciano Vittorioso, da Innocenzi e da Buchner. A Napoli il Nervi va in vantaggio per 3-2 nel primo parziale, nonostante il gol dei posilipini di Atten dopo 27 secondi su tiro di rigore. Celì e Valentino, autori alla fine di doppiette. Ma poi sta due tempi il Nervi senza segnare, 2-0 e 1-0 i parziali per i rossoverdi. Alla fine doppietta del mancino napoletano Gallo e per Baldinetti è notte. L'Imperia perde anche al Foro Italico dalla Lazio per 14-6, 4 gol di Cesini per i Liguri, ma pesano di più i 3 di Latini e dell'ex romanuoto Leporale per i Romani, il nazionale di Rocco espulso per brutalità. Senza storia, la corsa 2 in testa di classifica. Prorecco supera l'Ortigia per 15-6. Zlokovic con 3 reti si conferma capocannoniere italiano con 31 centri complessivi. Teodogas invece è fermato dalla difesa biancoceleste. La squadra di Baio perde Napolitano per frattura alla mano nel secondo tempo. Il Savona liquida il Camogli con un 13-8. 5 reti di Mladan Janovic che si insedia al secondo posto nella Cannonieri con 28 reti accanto a Chicco Pagani della Florenzia. Espulso per brutalità Goran Fiorentini dalla coppia Daniele Riccitelli.